Scusa, io ti ho fatto effetto, ho cacciato fuori tutti, ma ne esci da casa finché ti sei fatta la foto con mia figlia, eh? No, perché vieni qua. Però devi controllare gli occhi di Silvia che c'ha. No, dai, non mi fai ridere. Fatta, dai. Grazie. Si può? Oh, basta, ho fatto questo. Davvero molto contenta di chiamare accanto a me Claudio Amendola, il protagonista della serata di stasera. E anche Simone Librati, che non poteva venire in apertura, ma che è venuto oggi e che mi sembra importante avere accanto a noi. Ciao, buonasera. Allora, Claudio, intanto, non lo so, che effetto ti fanno le parole di Franca, che ti ha passato, forse ci ha parlato, è la nostra, veramente la nostra Anna Magnani, essere qua e parlare di Pasolini da qua, da questo piccolissimo palco, da questa piccolissima cosa con tanto cuore. Allora, mi è capitato spesso di parlare dopo personaggi molto molto influenti e trovare subito le parole. Dopo Franca me devo star zitto, sinceramente non ne trovo di intelligenti più di quelle che ha detto lei, perché poi raccontare queste realtà da chi te vive, ero seduto vicino a vedo a tuo nipote, no? A parte sentivo l'emozione come se stessi presentando Sanremo, ed è molto più importante invece perché... Buonasera, a poco. Mi ascoltavo. Appunto, ecco, di questo stavo parlando. Negli ultimi anni sono venuto un paio di volte qui vicino, qua dietro, in spiaggia, con Riccardo Milani, che è un altro sostenitore e amico di Amici nella Città e di queste iniziative. E ogni volta che sono venuto a girare le scene del Gatto in Tangenziale, così come ogni volta ci si avvicina da queste parti, Ostia è un posto dove veniamo spessissimo a girare, lo facciamo diventare Napoli, lo facciamo diventare Ancona, qualunque posto, oppure molto spesso Ostia, e non puoi non pensare a che cosa, non voglio dire è successo qui, che cosa è stato vissuto qui, perché come diceva giustamente Franca, sono successe delle cose, ma non sono neanche ancora, dopo così tanti anni, raccontate nella loro totale verità. Detto questo, è sempre un'emozione, perché qui comunque chi fa il mio lavoro da romano, con comunque un grande rispetto e veramente un'ammirazione per tutto quello che è stato il cinema negli anni in cui io nascevo, no? Negli anni 60, nel decennio precedente, e io di quel cinema ne ho avuto l'eredità, ma come attore romano mi è sempre stato riconosciuto nella Roma più popolare, più vera, più vicina, un'appartenenza, anche se io comunque sono un ragazzo molto fortunato, sono nato da una famiglia di attori e sono nato in ZTL, per capirci, però ho sempre avuto un grande ritorno dalla quella, non voglio dire mia, però da quella che è la mia gente, quella che siamo noi, che sono il popolo romano, e in questi posti lo ritrovi così appassionato, così partecipe, così anche, come dire, consapevole di far parte di quella grande città che ha dato di più di tutte le altre al cinema, non solo le location ma anche le facce. Pasolini più di chiunque altro ha usato, Pasolini e Citti mi viene da dire, perché ho avuto la fortuna enorme di essere diretto da Citti in uno dei suoi ultimi film, e non mi scorderò mai quanto mi ha insegnato, era già stanco, però era Sergio Citti, e io da lui ho imparato delle cose pazzesche. Ho ascoltato dei racconti su Pierpaolo, perché lo chiamava ovviamente Pierpaolo,
ed è come quando ho lavorato con Steno, che era il padre dei signori Vanzina e che a me ha insegnato delle cose pazzesche. Ho avuto la fortuna di cominciare molto giovane, ho cominciato nell'81 e mi sono ancora beccato quei registi, quegli autori che avevano fatto grande il nostro cinema, perché vivevano e raccontavano un'Italia migliore di oggi, raccontavano un'Italia che veniva dal dopoguerra, raccontavano un'Italia che aveva visto la sofferenza vera, quella della fame, quella appunto della guerra, e in questo senso come autori erano fortunati, perché poter raccontare quella roba è molto più facile, è molto più, no facile, è molto più, come dire, no? Hai molti più argomenti per non raccontare oggi un paese che è purtroppo troppo diverso da quello che quegli autori mi raccontavano. Detto questo, essere qui e stasera presentare Mamma Roma, che è uno forse dei film che più mi emoziona, perché c'è una parte, secondo me, di mamma che è pazzesca, e quindi chi ha la fortuna di vederlo stasera per la prima volta, dico fortuna come quando vedi turisti che vengono a Roma e fanno... dove noi invece passiamo dritti, perché ci passiamo tutti i giorni. E quindi, altra cosa, sono molto fortunato perché stasera condivido questo palco con quello che secondo me è uno dei tre attori più forti che c'è oggi in Italia, Simone Vigliani. Grazie, io sono veramente molto molto emozionato. Con Claudio ho condiviso i miei inizi attoriale, perché lui mi ha diretto, faceva il mio papà nel Permesso, che è un film che a me ha portato molta fortuna, perché poi subito dopo quello ho fatto Cuori puri, che è il film che è stato proiettato qui l'altro giorno. Sono emozionato perché vedo con i miei occhi ancora la potenza che ha il cinema. Cioè, per organizzare una serata così come questa, un festival, alla fine è bastato un film. Ed è bastata anche la presenza di una comunità tenuta insieme soprattutto dalle donne di questo territorio, e questo è molto importante ed è, credo, una risorsa che avete a disposizione, perché la comunità è qualcosa di difficile da rimuovere, non la puoi sradicare. Quando c'è una collettività che collabora, che coopera insieme, quando c'è un'unione di forze, di energie, di persone che individualmente poi si congregano, allora si diventa veramente risorse e si diventa molto più forti. E allora anche lì si possono affrontare delle battaglie con un'arma in più, con una forza maggiore. E questo non è poco. E questo è dato ed è garantito anche da eventi come questo. Un festival del cinema è importantissimo, perché è un primo tassello, ma fondamentale, che poi va corroborato, va rafforzato, bisogna arricchirlo il più possibile, perché è l'elemento fondamentale per far sorgere poi una società civile sana. Bisogna sempre partire da una base culturale, deve essere fiorente, quindi bisogna portare la cultura, un impegno nostro che facciamo questo lavoro, e devo dire che rispondiamo sempre quando veniamo chiamati, e questo è molto importante per noi innanzitutto, perché poi è parte del nostro lavoro. Cioè, quello, noi siamo narratori, cioè lavoriamo attraverso le storie, viviamo di storie. E le storie sono una parte importante, non solo perché molte storie vengono poi raccontate in quelle che si parla sempre della periferia, di questo ritorno del cinema di periferia. In realtà da Pasolini in poi ci sono stati pochi racconti, ma qualcosa c'è stato. Io mi ricordo adesso che vedevo Claudio, mi sono ricordato di Mary per sempre, di Ragazzi fuori. Parlavamo di Milani, il primo Milani con la guerra degli Andò, raccontavano delle realtà comunque di provincia, delle realtà molto marginali. La città è cambiata rispetto al tempo di Pasolini. Pasolini veniva qua e trovava un altro mondo in un mondo. La periferia poi in realtà si è allargata, perché la città si è ampliata tantissimo. Io ho sempre vissuto in periferia, ma credo che poi quello che vedo sempre è una continuità urbanistica, paesaggistica, se sono case fino alla provincia, quindi è la città che si è periferizzata. E chi vive poi in un posto come questo, che però è particolare a sé, è un unicum, perché questo è veramente una zona di confine, perché qui c'è il mare da una parte e una città che avanza dall'altra e che vuole fare spazio e vuole rimuovere quello che non è più necessario. Bisogna creare una necessità che rimanga qui, che sia fondante
perché quello davvero, davvero non si può rimuovere. E quindi ecco, dovete lavorare affinché questo festival continui, perché è davvero importante per la comunità che vive in questo territorio. Silvia, Assunta, ti salire su perché so che hanno delle domande e mi piacerebbe che le facessero da qua su. Mi dispiace? Dai, venite su, vi lasciamo il microfono e fate voi le domande a Claudia e a Simone. Dai, forza! Dai, oramai su, la terza sera siete fortissimi, vi vogliamo il palco, avete un microfono per uno? Anzi, ve lo passate e loro se lo passano. Attenta. Assunta fa finta di niente. Assunta. Complimenti per il film Cuori Puri, è stato bellissimo. Vorrei sapere le Pasolini cosa ci ha lasciato, cosa ne pensi? Ha chiesto di Pasolini, qual è il mio pensiero su Pasolini? Dunque, io sono cresciuto con Pasolini, nel senso che soprattutto mi ricordo l'ho scoperto e facevo le superiori, mi sono nutrito proprio della poetica pasoliniana e proprio quest'anno, proprio perché ricorrevano i 100 anni dalla nascita, mi avevano chiesto un intervento su Pasolini e l'ho riaffrontato, ho riletto i suoi scritti, ho rivisto dei film e ho cercato di domandarmi dov'è, che cosa avrebbe raccontato oggi Pasolini, cioè dov'è finita la borgata pasoliniana, se ancora c'è, e qual è l'attualità di Pasolini ai giorni nostri. E devo dire, ci ho messo un po' poi per arrivare a una risposta, non so se ci sono arrivato del tutto, perché mi chiedo anche che cosa penserebbe, no, nel leggere le sue poesie oggi un ragazzo di oggi. Credo che Pasolini ci abbia detto una cosa molto importante, cioè che esiste un punto poi di non ritorno, cioè che la bellezza una volta distrutta non può tornare bellezza, cioè laddove poi si crea il brutto, quel brutto è difficile veramente riconvertirlo in bello. E credo poi, soprattutto che Pasolini ci aveva insegnato che quelle borgate che conosceva lui erano perdute. Cioè prima o poi si sarebbe arrivati a un punto in cui il consumismo, il conformismo, il neocapitalismo avrebbe in qualche modo appiattito tutte le differenze. E quindi sarebbe stato impossibile distinguere uno studente di una facoltà universitaria di architettura da un giovane operaio che viveva nella borgata romana. Io credo che in effetti poi la città sia, come dicevo prima, sia evoluta, è cambiata, e questo già Pasolini ce lo diceva. Perché io davvero vedo proprio una continuità tra il centro. Per me il centro è il posto dove vedo Airbnb, negozi, attività commerciali, alberghi, uffici. Non vedo chi è la gente che vive, qual è poi il centro. Cioè una volta la periferia era tipo, che ne so, Arco di Travertino, Porta Furba, zone che per me, che ho sempre vissuto poi in periferia, è già Roma, è già un centro, costituiscono già la parte centrale di Roma. Ma dentro il centro davvero... Mi sembrano dei luoghi molto poco vissuti, e poi esiste proprio una sorta di immigrazione interna, no? Cioè la popolazione si sposta, e quello che laddove va a vivere la gente poi è la cosiddetta periferia. Oggi si stanno creando le periferie delle periferie, cioè nuove zone sempre più ai margini, che arrivano quindi poi ai confini con la provincia stessa. Ad esempio io abito a Ciampino, sono cresciuto là, e mi sembra poi che quando mi sposto col treno da Roma fino a Ciampino io vedo una continuità di case, di costruzioni, vedo che il parco regionale dei Castelli è una realtà di natura però assediata dalla città che incombe, che sta piano piano avanzando in qualche modo, e trovo che questo poi distrugga la città, e tutto questo in qualche modo è la radice dove io trovo ancora il pensiero pasoliniano, perché le realtà marginali in realtà stanno anche al centro,
cioè cambia il contesto, cambia il contorno, ma situazioni di desolazione, di isolamento stanno comunque anche a Monteverde, stanno comunque anche a San Sabba, che è il centro di Roma, cioè non bisogna per forza spostarsi. Questo lo dico anche perché forse chi abita nelle zone più periferiche, più estreme, deve abbandonare quello sguardo secondo cui si è svantaggiati perché si vive fuori. È proprio la città che ha creato delle desolazioni, degli isolamenti e delle realtà marginali. È proprio nelle città che si è creato uno smembramento in cui si è persa la collettività ed è prevalso l'individualismo. Grazie. Io non mi applaudo. Come tutti sappiamo, ci sono molti pregiudizi sulle borgate e volevo sapere cosa ne pensi tu. Allora, i pregiudizi sono, come dire, sulle borgate o comunque sulle periferie sono carta conosciuta, no? Da tanto tempo che sento, da quando sono nato, che sento parlare comunque delle borgate in senso negativo. Io ho avuto la fortuna, nonostante non ci sono nato, di averne frequentate tante di borgate, di aver frequentato tanti quartieri di periferia. Poi devo dire una cosa sul centro, perché prima, quando io ero giovane, al centro era pieno dei romani e vivevano proprio, io mi ricordo Furio Ripanti, il mio amico Furio Ripanti, sette fratelli, le Tordenona, che erano una famiglia radicata dentro ai San Pietrini di Roma e sono andati tutti via, è vero, oggi sì, ma prima non era così. E in borgata ho trovato sempre tantissima verità. Silvia, salve, ciao. Bravo, sì, per carità. E quindi ho sempre avuto un grande fascino, un po' anche il fascino del ragazzo della Roma bene che va a scoprire, però quando vai a scoprire trovi delle cose e se hai un po' di sensibilità, se sei curioso, vai oltre quella, anche quell'esteriorità, no? Che spesso si trova in borgata molto, che io so essere anche un modo di difendersi, no? è un attaccare ed essere un'aggressività che è figlia di tanti calci nel culo, non so come dire, insomma, però so che qua mi si capisce. E quindi ho sempre trovato un confronto, ho sempre trovato accoglienza, non ho mai trovato diffidenza e allo stesso tempo ho sempre imparato quanto è difficile la vita, quanto sono stato fortunato, quanto bisogna faticare e quindi ogni esperienza che ho avuto di questo tipo mi ha permesso la mattina dopo di svegliarmi e dire grazie, non so a chi, comunque in generale, perché ci ho avuto tanta fortuna e quindi quella fortuna me la devo meritare tutti i giorni. Ed è la cosa che mi ha detto mio padre il primo giorno che sono uscito di casa per andare a lavorare tantissimi anni fa ormai, perché era l'81, facevo Storia d'amore e d'amicizia, che è stato uno sceneggiato molto importante che i più anziani di voi ricorderanno, su una Roma meravigliosa durante la guerra. E mi disse: papà, guarda che vai a lavorare dove ci sono 100 persone che lavorano soltanto per te, quindi vedi quello che puoi fare. E io ho capito che poi è il lavoro ed è l'abnegazione, la serietà che uno mette nella propria professione, qualunque essa sia, se sei tanto fortunato di fare il lavoro che facciamo noi, bene, però il lavoro che facciamo noi per farlo tutta la vita lo devi saper fare, se no poi lo fa un altro. E quindi mi sento molto fortunato, ma mi sento anche, come dire, di meritarmelo dopo 41 anni, insomma, ho lavorato tanto e ho imparato, ho avuto dei grandissimi maestri, sono stato attento e quindi sono grato a me stesso di essermi impegnato così tanto, ai miei genitori di avermi dato un DNA particolare e poi di tutte le esperienze che ho fatto, e l'esperienza che sto facendo questa sera per me è un arricchimento enorme per quello che poi cercherò di raccontare nei prossimi anni.
ho sempre guardato attentamente le facce. Stiamo parlando di Pasolini. Pasolini ha usato dei volti, ha usato la gente vera. Stasera vedremo un film dove il protagonista, il figlio della Magnani, si chiama col suo stesso nome. E la Magnani si chiama col nome dell'attore, quindi questa cosa del cinema verità, degli attori non professionisti fatti recitare, e io l'ho citato prima, io ho fatto Mary per sempre dove ero l'unico attore insieme a Michele Placido, e fino all'ultimo giorno Marco Risi mi ha detto: domani io ti mando a Roma se trovo uno che non fa l'attore che mi fa quel ruolo. Grazie a Dio non l'ha trovato, e io fino al giorno prima andavo già, non l'ha trovato, meno male lo faccio io. Però quei ragazzi, quel dolore, quella rabbia, quella faccia di quei ragazzi palermitani, e io non c'avevo, non c'era niente da fare, potevo inventarmi quello che volevo, ma non avevo quella fame, non avevo quella rabbia, e ho dovuto soltanto un po' cercare di imitarli, ho cercato di capire il loro dolore, ho cercato di trasportarli con esperienze che avevo fatto a Roma, perché sono un ragazzo che è cresciuto negli anni 70 in una città molto violenta, dove la politica ci ha segnato tutti a noi di quella generazione, e quindi la politica ha fatto sì che ci si mischiasse ricchi e meno ricchi, perché c'era comunque una cosa che andava oltre lo stato sociale. C'era la politica di destra o di sinistra, io è noto che comunque parlo di una politica di sinistra, che univa persone, figli della borgata con figli di professionisti, perché c'era comunque un ideale, c'era una comunità che era larghissima, che parlava delle stesse cose e che ti faceva conoscere realtà diverse. Quello per me è stata una scuola enorme, al di là della politica, una scuola di vita. E quindi le borgate le ho frequentate in tutte le salse, da quando ero piccolissimo, e ho imparato tantissimo, così come ho imparato enormemente nei salotti dove andavo con mia nonna. Per carità, ho visto dei quadri meravigliosi appesi nelle case del Monsignore dove mi portava mia nonna. Io ho fatto il catechismo in Vaticano, cioè è stata una fortuna meravigliosa, perché ho visto i musei da solo, io e mio fratello, cioè bello. Però allo stesso tempo andavo a giocare a pallone a Quettini Quadraro, ecco, insomma, quindi ho imparato tutto, sono stato molto fortunato di questo. Non giocavo al Bettini, però mi è venuto come facile che capisse, insomma. Però era facile, insomma. E quindi le borgate, fica Dio, e questa è un caposaldo, se la vogliamo chiamare borgata, secondo me è un affaccio meraviglioso sul mare che potremmo trattare molto meglio, perché penso se sto mare fosse pulito quanto questo posto ne guadagnerebbe, e perciò voglio la domanda d'Assunta. Grazie. Queste sono per voi. E allora le mettiamo adesso? Queste sono per noi tutte dei medagli. Sì, si può fare in sella. No? Va bene, grazie ragazzi. Vedete un grande film stasera, molti ora l'hanno visto, però bello.